Uno scontro istituzionale che non accenna a placarsi. Il comune di Avellino ha insistito per le luminarie davanti Palazzo Caracciolo e davanti la prefettura e ha trovato un escamotage per piazzarle alla giusta distanza, seppur con soluzioni estetiche discutibili. Pali ancorati al suolo con blocchi di cemento e che arrivano anche nei balconi dei palazzi adiacenti alla provincia. I cittadini restano perplessi. Uno scontro che fa solo il male della città. Questi giochi politici fanno male solo alla popolazione. Poi il proprietario lì ha dato permesso. Queste qua sono tutte cose fatte alla italiana. Ma lei che ne pensa di queste soluzioni estetiche? La gente non tiene niente da fare. Se li toglievano era meglio. Avrebbero potuto ubicarli in un altro modo e farlo in un altro sistema. Però questo è l'assessore delegato al Ferragosto. E questo ce lo teniamo. La gente sa giudicare, non c'è bisogno di tanta pubblicità. È una cosa incredibile. Ma sto sindaco che fa? Io non lo so. È stata una cosa brutta proprio. Io quando l'ho visto sono rimasto proprio male. Dico, ma come si fa? Io non lo so. Per chi viene da fuori, vedere una cosa del genere è abbastanza imbarazzante, secondo me. Penso che da nessun'altra parte sia stata mai fatta una cosa del genere. Antiestetici, e poi qua c'è una gelateria, ci sono dei negozi, quindi stiamo... È un palazzo storico. È un palazzo storico, è la prima cosa.